C'è amiche e c'è amici. Esistono diversi tipi di comunicazione: la comunicazione informativa, la comunicazione emotiva, la comunicazione interattiva e la comunicazione manipolativa. La comunicazione informativa è quella che trasferisce un'informazione. Un'informazione potrebbe essere: sono le ore 15 e quindi trasferisco questa informazione e questa informazione non veicola emozioni. La comunicazione invece emotiva è quella che trasferisce un'emozione. La stessa comunicazione può anche essere emotiva, perché se io dico sono le ore 15 a uno che sta per essere condannato a morte e sarà condannato e l'esecuzione verrà effettuata alle 15:15, dirgli sono le ore 15 trasferisce una forte emozione. Abbiamo poi un altro tipo di comunicazione che invece è quella comunicazione interattiva, dove c'è uno scambio. Nella comunicazione interattiva ci può essere uno scambio logico con un altro controparte logica. Io vado dal panettiere, compro il pane, e lui mi dà il pane, io gli do 5 euro. Abbiamo scambiato due fatti logici, insomma. E invece la comunicazione interattiva può anche essere: io do un'emozione in cambio ricevo un servizio logico. Ad esempio, questo è il caso di una persona che dà un'emozione, dall'altra parte riceve, che ne so, del sesso piuttosto che qualcos'altro, piuttosto che accettare un invito a cena, insomma, mettersi complementare. Ma lo stesso discorso avviene quando vado al cinema. Io vado al cinema, do un servizio logico, pago il biglietto e ricevo un'emozione in cambio. Nessuno avrebbe mai in mente di portarsi via un pezzo di poltrona perché ha pagato il biglietto del cinema, del film. E l'ultimo tipo di comunicazione invece è quella manipolativa. Nella comunicazione manipolativa si fa leva su un ricatto, non si dà niente alla persona e la persona subisce di fatto la manipolazione. E si fa leva ad esempio sul senso di colpa, sono le persone buone che effettuano la manipolazione. Non si persuade nessuno, e si può mettere in atto in tanti modi. Ad esempio, se vai a comprare una camicia, vai a vedere, entri in un negozio, la commessa tira giù 50 scaffali, ti fa vedere 50 camicie, vedi che lavora, si sbatte, e insomma, anche se la camicia non ti piace tanto, magari una qualcosa compri per il senso di colpa. Lei ti dice: no, non si preoccupi, le faccio vedere, questo è il mio lavoro. E si mette lì, sale, scende, apre camicia, apre scatole, chiude. Andare via senza comprare niente ti fa sentire un senso di colpa. Ovviamente non ti persuade perché ti fa vivere di fatto una sensazione brutta. Tu in quel negozio lì non ci tornerai più. Però va bene, ad esempio, nella vendita per i turisti dove non c'è bisogno di fidelizzare. La mamma che dice al figlio: vattene pure in vacanza da solo, figlio mio, a Natale, non ti preoccupare della tua povera mamma che sarà qua da sola, che è già anziana, magari è l'ultimo Natale che passa. Ti fa vivere un senso di colpa e non ti persuade, ma tu magari resti a casa. Questi sono i tipi di comunicazione, è importante saperli gestire, saperli riconoscere, saperli usare nella seduzione e nella vita in generale. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e ricevere un video di risposta. In più, se questo video ti è piaciuto, metti un mi piace e condividilo con i tuoi amici. Ciao!